E di punto di partenza. Portiamo in borsa un'azienda dalle grandi tradizioni, presente su tutto il territorio, che si è fatta famosa per il rapporto di fiducia che ha con i cittadini e le cittadine. Questo elemento distintivo è quello che abbiamo portato ai mercati internazionali con l'impegno ad un investimento nella crescita, nello sviluppo, nella modernizzazione dei servizi. Siamo molto contenti per questa prima fase che si chiude e molto fiduciosi per quella che si apre. Che cosa cambierà a livello aziendale? Il collocamento di Poste giapponesi è un periodo di grandi cambiamenti. Il prezzo con il prezzo a parte alta della fabbrica, voi come giudicate, visto che voi vi siete fermati a metà del prezzo? Erano due operazioni diverse. I colleghi giapponesi hanno orientato la loro offerta verso i consumatori e i cittadini in Giappone. Noi d'accordo con il governo l'abbiamo organizzata come una combinazione di offerta verso i cittadini e i grandi investitori istituzionali. Come ho sempre detto, è il mercato che fa il prezzo, oggi più che mai potremo vederlo in tempo reale sugli schermi dei nostri PC per vedere come il mercato apprezza quello che Poste è e quello che Poste farà. È un grande momento e penso che, mi auguro vivamente, possa contribuire nel nostro piccolo, nel nostro grande, anche a questa fase di rilancio del paese. Avete portato in borsa 153 anni di storia, ma adesso guardate al futuro. Quali sono le novità che attendono? Iniziamo a parlare delle cose che non cambiano. Il nostro rapporto con il territorio, il nostro rapporto di vicinanza con i cittadini e le cittadine resta un elemento fondante dell'impresa. Quello che cambia, è già iniziato a cambiare, è l'accelerazione verso nuovi servizi che pensiamo, ci auguriamo, possano rispondere alle esigenze dei cittadini, che hanno da una parte il bisogno di essere in linea con i tempi, con le nuove tecnologie, e dall'altra vogliono ritenere quel rapporto umano che Poste ha sempre loro offerto. Il 9 novembre presentate la trimestrale, come sta andando? Ecco, come sta andando, iniziamo a utilizzare già le tecnologie del mercato, aspettiamo il 9 novembre. Grazie.